Per fortuna sei qui! Ho una notizia terribile! Il demone rosso ha condannato a morte maestro Shoyin! Anch'io l'ho appena saputo. Lei è Fumi, la sorella minore di maestro Shoyin. Un ufficiale le ha detto che hanno intenzione di giustiziarlo a breve. Ti prego, aiutami a salvare mio fratello! Altrimenti lui... Non possiamo farlo accadere. Dobbiamo radunare le truppe e chiedere a Katsura di escogitare una qualche sorta di piano. Ma prima occorre spiegare la situazione a Shinsaku e tuo marito. Sembra che si stessero tenendo a distanza da Katsura. Il problema è trovare Shinsaku. Chissà dove diavolo si trova. Secondo me è molto probabile che sia a Chinatown. Mi occupo io di cercarlo, se intanto tu potessi trovare mio marito. Non so se è il caso di mandare Fumi da sola. Da quel che so, Shinsaku frequenta persone poco raccomandabili. Seguila e aiutala a cercare Shinsaku. Penso io a Genzui. Conto su di te. Fai attenzione! Grazie, davvero. Non oso pensare a cosa poteva succedere. Avevo sentito dire che forse Shinsaku frequenta quest'area, ma poi quei delinquenti mi hanno circondato all'improvviso. Ora... penso tu possa trovare Shinsaku più avanti. Ma...
So anche che ultimamente si comporta da sconsiderato. Forse vedermi lo spingerebbe a non fare sciocchezze. Ma temo che sarei solo un peso se venissi con te. Potresti cercare Shinsaku al posto mio. Ti ringrazio molto. Ti prego, fai attenzione. Io aspetterò alla locanda Sakura. Occhi aperti. Non preoccuparti di nulla. Grazie per averci scelto. Ho deciso di venire. Ottimo. Scopriamo quanta fortuna ha. Niente male. Hit.
stanno riscaldando. Vieni qui! Ora faccio sul serio! Potrei aver esagerato un po'. No, non ho finito di metterti a lavoro. Stai divertendo parecchio. Beh, sono colpito. Immagino tu non abbia solo la fortuna dalla tua parte. Ho lavorato per mettere insieme la mia milizia. È il posto perfetto, non trovi? Le autorità non lo scopriranno. Hai fatto tutta questa strada solo per dirmi questo. Ah, quindi lo giustizieranno, vero? Me l'aspettavo. Ma vuoi davvero riportare la notizia ai tuoi nemici? Insomma, tu lavori con lo shogunato, o sbaglio? Non posso passare sopra una cosa simile. Ma sì, alla fine, cosa importa? Sarebbe uno spreco ucciderti ora. Temo che tra noi non sia ancora finita. Beh, immagino che Katsura e gli altri siano alla locanda Sakura. Unisciti a noi. Ti offro da bere.